Buongiorno a tutti, sono The Greatest Lion. Allora, scusatemi questo lungo periodo di assenza di un mese, ma perché appunto stavo in vacanza anch'io. Quindi da oggi si riparte alla grande con i video. Allora, oggi parleremo delle opinioni. Allora, principalmente l'opinione è un pensiero che gli altri hanno su di te. E appunto per questo, perché per me le opinioni sugli altri contano fino a un certo punto, oppure non contano nulla. Allora, in questo caso faremo un po' di chiarezza sulle opinioni, quali devono essere importanti da tenere in considerazione e quali invece vanno completamente ignorate. Allora, principalmente delle opinioni che gli altri hanno su di me, a me non me ne è mai fregato niente, perché spesso verrai preso in giro e insultato soltanto da chi è peggiore di te, non da chi è migliore. Chi è migliore non si preoccupa di fare questo, non gli serve. Non gli serve per dimostrare che è il migliore. E queste sono le opinioni che devono essere appunto non prese in considerazione. Nel senso che quando ti insultano o quando comunque ti prendono in giro è solo un'opinione che gli altri hanno su di te e non è la verità. Conta di più l'opinione che tu stesso hai su di te che quella che gli altri hanno su di te. Invece le opinioni che devono essere prese in considerazione, o anzi principalmente neanche. Sì, l'opinione, appunto. Sì, le opinioni che devono essere prese in considerazione sono quelle che dei tuoi veri amici, cioè le persone che non ti prenderanno mai in giro, persone appunto che ti faranno soltanto critiche costruttive. Anche quelle sono opinioni, perché ti sta dicendo quello che lui pensa di te, ma te lo sta dicendo non per insultarti, ma per farti migliorare. E questa è lì che sta la differenza. E quindi la critica costruttiva è molto importante perché ti serve per migliorare, ti fa capire dov'è che sbagli e ti serve appunto per imparare dall'errore e appunto, come già detto, migliorare. Quindi ragazzi, ricordatevi sempre questa cosa, non verrete mai presi in giro, come già detto, da persone peggiori, ma da persone migliori, scusate. Ma solo da quelle peggiori, perché quelle peggiori appunto spesso sono gente infelice che non ha altro da fare che prendere in giro gli altri. E perché appunto da soli non valgono nulla, si sentono inferiori e quindi vogliono sentirsi migliori degli altri prendendo in giro. Ma invece così fanno solo la figura degli imbecilli. Perché se vuoi essere il migliore devi dimostrarlo, non, se tu prendi in giro gli altri non sarai mai il migliore, ma anzi passerai per lo stupido di turno. E ricordatevi sempre che essere educati con rispetto paga sempre con le persone, nel senso che tu il rispetto lo devi esigere, ma non lo puoi esigere se poi tu non sei il primo a rispettare gli altri. Detto ciò, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un mi piace. Se non fosse così, notate che guardate il video, già ve l'ho detto più di una volta. Detto ciò, ragazzi, un saluto da The Greatest Lion. Ciao, ragazzi.